Missione sbloccata, un estraneo tra di noi, oppure White Light. Andare da padre Luis, oppure Sabrina Galloway. Sabrina mi sembra ovviamente più importante, però magari il padre ci potrebbe dare qualcosa di più. Vabbè, andiamo da Sabrina, dai. E intanto prendiamoci anche una scatola nera. Oh, oh, fermo. Ho visto roba interessante qua dentro. Allora, a parte questa missione che, vabbè, mi frega relativamente poco, è lui che vorrei mangiare. Però c'è troppa gente, quindi... Ops, ho sbagliato. Non volevo attirare così tanto l'attenzione. Mangialo! Vabbè, già che ci siamo. Volevo solo rompere una scatola io. Non volevo fare tutto sto casino. McDonald's. Qui non può entrare nessuno. No. Fratello, hai sentito cosa si dice in giro? Quel tizio, Heller. Dicono che può entrare ovunque. Che può essere invisibile e roba del genere. Ti rendi conto che questa è una stronzata? E allora come ha fatto, fratello? Come è entrato in tutti quei posti? Compare dal nulla. Se non la pianti di chiamarmi fratello, ti spacco quella faccia di merda. Beh, mi sembra giusto. Ha solo sbagliato un dettaglio. Non divento invisibile, divento tutto quello che voglio. Vabbè, in un modo o nell'altro ho ottenuto quello che volevo. Ok, uscendo con un minigun gigante me ne esco dalla base. Missione compiuta. Torniamo a noi. Se c'è una cosa da dire sicuramente di positivo di Prototype rispetto ad Infamous è la velocità nei movimenti. Su quello non c'è assolutamente nulla da ridire. Prototype è molto più veloce. Eccoci qua, Sabrina. Peccato che mi hanno fatto buttare giù il minigun. Ehi là, finito di lavorare? Seller, giusto? Sono Sabrina Galloway. Senta, so bene che può uccidermi, ma prima mi ascolti. La posso aiutare. Lei non è come gli altri evoluti, giusto? Siamo d'accordo? Beh, neanch'io. Lei sta scherzando. Ascolti, gli altri fanno ciò che Mercer ordina senza discutere. Ma lei no, e neanch'io. Stronzate. Glielo dimostrerò. Posso rintracciare l'evoluto. È un dono. E che dono? L'ho appena colta di sorpresa. Già, è proprio questo il punto. Non posso rintracciare lei né un altro tizio. Un evoluto di nome Roland. Perché dovrebbe importarmi? Vuole forse che uno di noi, completamente irrintracciabile, spii ogni sua mossa per poi andare a riferire a Mercer? Stronza, vi voglio tutti morti e non mi importa chi sarà il primo. A me sì, perciò ci pensi. Ho ristretto il campo su Roland a 3 possibilità e posso comunicargliele. Se lo ucciderà, le dirò di più. E io resterò in vita. Che ne dice? Ma da che parte sta, cazzo? Dalla mia. Lo sapevo che diceva così, mamma mia. Ha già cercato di fregarmi. Ne è rimasta solo una pozza di sangue. Non pensi neanche per un secondo di impietosirmi. Non si preoccupi. Credo che saremo un'ottima squadra. Certo, come no. Vabbè, finché ho da guadagnarci, volentieri. Se provi a fregarmi, beh, diventerai pappa. Allora, so solo che Roland si è mescolato ai VIP della Gentech. La Blackwatch ha mandato una squadra di recupero per salvarli. Se si infiltra in quella squadra, ucciderlo sarà un gioco da ragazzi. D'accordo, andiamo a cercarli allora. Uno si trova là. Padre, ho trovato la Galloway. E quindi? Dice che se la risparmierò mi rivelerà le coordinate degli evoluti che lavorano per Mercer. Mi ha già dato un nome. Roland. Molto bene. Qual è il problema? Quella stronza è matta. Non mi fido. E allora? Se arrivi a Roland, potresti scoprire qualcosa sul piano di Mercer. Ok. Andrò a trovare questo Roland. Non mi fido di nessuno. È questo che mi ha portato avanti. E soprattutto mangio sempre le mie verdure. Roland, eh? Rattler 4-3, qui Rattler 4 Actual. Senza far scattare l'allerta, Qui 4-3, siamo sul posto, tenente, l'aspettiamo. Sembrerebbe la squadra di salvataggio di Roland. Non gli dispiacerà se vado con loro. Allora, prima di tutto dobbiamo occuparci degli scanner. E ok, uno scanner è andato. La gente è in movimento e io posso infiltrarmi nella base senza che nessuno dica niente su uno che è appena arrivato volando. Sì, sì, tranquilli, è solo un nuovo super soldato. Devo però riuscire ad averlo un attimo da solo questo. Vai, 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 ora che
distante da tutti. Bravissimo. Ragazzi, la nostra missione è salvare il VIP della Gentech. Muoversi. Che bel quartiere. Wow. E ci sono un sacco di fucili a terra, il che vuol dire che, guarda caso, chiudi il becco, Starnes. Finirò le munizioni e dovrò recuperarli. Di solito sì, sono dei merdosi ciccioni col camice. Fanno un sacco di soldi. Per loro non sarebbe un problema darci una mancia, giusto per il disturbo. Non ci pensare nemmeno, Starnes. Annientateli tutti. Sì, sì, tranquillo, ci penso io. Più che altro se questi scemi si mettono davanti, finisce che li uccido, eh. Ecco qua. Ma scusa, avevo 50 munizioni 2 secondi fa, com'è possibile? Punto di controllo, armi pronte. Boh, vabbè, meglio non buttarle, non si sa mai. Vediamo se tipo si ricarica se ci passo sopra. Cosa penso che si fottano, che se ne vadano a fanculo, sono stufo di questo cazzo di recupero. Forse un giorno pure tu avrai bisogno di una squadra di recupero. Ah beh, certo. Ora arriva uno grosso. Prendi quel lanciagranate. Volentieri, certo, certo, ci penso io. Uccidi almeno 3 infetti con un colpo solo. Sono quello grosso, Ciao. Adesso viene solo da me. Quanto ci fai che viene? Lo sapevo, guarda, Gary. Per ogni infetto. Ecco fatto. Ti ammazzo a cazzotti, eh. Ma guarda quel soldato quanto è bravo. Uccide tutti gli infetti a pugni. Heller, qual è il suo stato? Non possiamo farci sfuggire Roland. Ho l'impressione che lei non mi abbia detto tutto su questo tizio. Il braccio destro di Messer dovrebbe bastare come motivo per farlo fuori. Guarda, mi hai dato proprio un aiuto. Arriva ancora qualcuno? Oh, cacchio. Meno male che ho il lanciarazzi. L'hai evitato per caso? Aia. Vieni da qui. Ma ancora, ma basta. Che palle, solo da me viene. Mi serve un'arma. Via tutti da lì, che sennò vi colpisco. Merda, attento con quei civili, soldato. Non voglio essere scartoffie tra i piedi. Attento ai civili, è un po' tardi per quello, Restate in movimento. È un po' tardi per i civili. E arriva altra gente ora. 3, 2, 1, eccoli. Boom. Via. Non fateli scappare. Non fateli scappare. Restate vicini, coglioni. No. Non colpire i tuoi compagni. Ecco fatto. Addio. Al prossimo punto di controllo, forza. Il giornale dicevano che abbiamo bruciato una scuola. Forza, forza. Dei criminali. Chissà cosa diranno quando comincerà l'operazione Pyrock. Sono solo pettegolezzi, soldato, non andrà così. Ah, speriamo. Vedremo. Cos'è successo qui? Aspetta. Cosa abbiamo qui? Piantatela di cincischiare, restate vicini. Fa niente se uso questo, davvero? Ok, grazie capo. Ora arriva uno grosso, grosso, grosso. Quanto ci fai? Se mi dai tutte ste cose enormi, vuol dire che qualcuno arriva ora. Che quei vicoli siano coperti. 3, 2, 1. Ancora, ma che palle, ma basta.
via da me! Ripeto, due Hydra! Guardatemi le spalle! Lavoro di squadra, concentrare il fuoco! Basta che non ti metti in mezzo, fra! Forza 4-3, resta vicino! Ancora, basta! Questa cazzo di piana! E ok, il grosso è morto. Devo mangiare qualcuno, ma non posso, ovviamente. Devo fare attenzione a non uccidere quello verde. Io devo stare lontano. Siamo sparpagliati, tornate qui. Tornate qui. Se torno lì, muoio. Non posso usare questo. È troppo impreciso e colpisce gente. Ok. Devo stare attento. No. Cacchio. Restate insieme, merde. Restate insieme, merde. Ho capito. Preso. È ancora vivo. Io l'ho ucciso, cretino. Va, dammi un altro lanciarazzi. Ok, avrei bisogno di un fucile. Almeno con quello vado sul sicuro. Siamo arrivati? Oh, perfetto. Red Crown, qui Rattler 4-3. VIP al sicuro, richiediamo trasporti, presto. Ricevuto 4-3. Adesso li mangia. Ciuc, ciuc, ciuc. Galloway, quegli stronzi sono in 5. Qual è Roland? Non lo so, per essere sicuri li uccida tutti. Vabbè, giusto. Vabbè. Traditore. Ecco, subito alla prima l'ha trovato. Ma che sfiga. Ma concentratevi su Heller, ammazzate quel bastardo. E nessuno si concentra sul dottore che mi ha appena fatto una mossa di wrestling incredibile. Anzi, di Kung Fu. Heller, era lì, è morto. Quell'infame è scappato. Bella roba. Beh, proverò a trovarlo di nuovo. Ecco qua. Mi spiace, capo, è stato bello lavorare con lei. Sono l'unico sopravvissuto. Un estraneo tra noi. Erano pure simpatici, peccato. Cosa è successo, Heller? Roland. Mercer ti ha dato tutto questo potere e tu lo usi contro di lui. Che incauto. Che vergogna. Vergognarmi io, ma per favore, tu non fai che nasconderti e scappare. Ti stavo solo dando il tempo di arrivare. Immagino.